Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Com'è? Tutto a posto? Spero di sì. Sì, ho un occhio un po' pesto perché mi ci è arrivata una pallonata. E vabbè, sopporterò, supererò anche questo. Allora, parliamo intanto di ieri e di Roma-Salernitana. La Salernitana è veramente poca roba. Quasi inspiegabile che si sia arrivati all'ottantesimo per pareggiare e poi vincere una partita che doveva essere portata a casa molto prima. La Salernitana ha fatto un tiro fondamentalmente e il VAR avrebbe potuto dare un rigore a testa, però non solo quello della Salernitana. Sabatini, che ha un po' il dente avvelenato con la Roma, visto che è un ex, ha tirato fuori un discorso a mio avviso corretto, perché se già contro il Bodo Glimt c'era stato qualche tafferuglio tra la panchina della Roma e quella della squadra norvegese, probabilmente è un atteggiamento che stanno prendendo, essere aggressivi con la terna arbitrale, cercare di metterla sotto pressione. Non mi piace molto come discorso, però ci sta che sia così. E questo un po' mi dispiace. Per il resto, partita dagli scarsi contenuti tecnici, si è visto niente alla fin fine, cioè, tre tiri a testa, una partitaccia tra una squadra che prova a fare di tutto per salvarsi e se va in vantaggio si piazza lì e non si muove più, e una squadra che galleggia come al solito, galleggia, però galleggia intanto ultime sei partite, 5 vittorie e un pareggio. Undicesimo risultato utile consecutivo in campionato, per cui è un buon galleggiare, anche se, e qua entriamo in un altro discorso, anche se domenica prossima mi pare ci sia il Napoli. Iniziano le partite serie che portano alla fine del campionato. L'Inter allo Spezia a Spezia, e non è una partita semplice, poi dipende come parte, eh? Dipende se la sblocchi subito, ovviamente difficile che vada a finire male. Però ultimamente lo Spezia quantomeno è in forma. Il Napoli alla Roma, il Milan non mi ricordo cos'ha, ma insomma tra questa e la prossima c'ha un calendario difficile. Hanno tutti un calendario difficile la prossima giornata. E quindi, ma secondo me gli equilibri si possono spostare in un attimo in questo nuovo turno. E per il resto niente. Se c'è qualcos'altro, sono qua col mio charm. Oh, eccoci qua. Allora, vabbè, gli accordi erano altri, doveva fare prima il video Ricky, che ha giocato per primo. Vi faccio il video da una location, No, perché c'è casino di là, quindi un po' di tranquillità di qua nel cesso di casa mia. Allora, Cagliari-Juventus, ma è stata una partita che la Juventus ha giocato bene, secondo me. Risultato un po' più stretto di quello che poteva essere. Anche hanno fatto 4 gol. Vabbè, uno era in fuorigioco clamoroso, quello di Chiellini. Soprassediamo sul gol di Rabiot. Come cazzo si fa a annullare un gol così? Dai, ragazzi, non mi dite che il regolamento, non diciamo queste stronzate. Ma io immagino una partita della Juve contro un'altra squadra in cui annullano un gol dell'altra squadra per un tiro respinto di chiappa da Rabiot. Dai, viene fuori il mondo, dai. A parte che quella roba lì, cioè, non sta né in cielo né in terra. Non avevano un'immagine chiara per il rigore di Zaccaria con l'Inter, e quella sarebbe un'immagine chiara? Io lo vedo e lo rivedo, non riesco a capire se Rabiot colpisce di culo o di schiena o forse appena appena di gomito. Comunque non si può annullare un gol così, ragazzi, non si può, cioè questo non è più calcio, non diciamo strozzate. Per fortuna che la Juve ha vinto, però il VAR è clamorosamente da rivedere perché quest'anno, cioè, ce n'è mille uno, sta diventando una cosa surreale. Fra l'altro c'è fallo sul gol del Cagliari, su una riconquista a centrocampo del pallone, palla rubata a Dybala con un fallo,
lì il VAR non sono riusciti ad andare a rivederlo, pure l'azione prima. Quindi, ripeto, ci sono delle cose che vanno riviste su sto VAR perché così diventa una lotteria. Ma non è solo questo, cioè, ci sono state anche l'altra partita, altre partite. Vabbè, non voglio parlare troppo di arbitri perché comunque non mi piace parlare di arbitri. Allora, il campionato sta diventando interessante anche per la Juve. Io concordo con quello che ha detto Carlo, che prossima partita può essere incasinata per tanti, anche perché domani e dopodomani c'è la Coppa Italia, quindi può essere anche incasinata per la Juve, che deve giocare con la Fiorentina, ma c'è anche un bel derby Inter-Milan, non so che strascichi potrà lasciare, atletici, mentali, eccetera, eccetera. La Fiorentina ha vinto a Napoli, quindi tutto può succedere. La Roma sarà probabilmente l'ago della bilancia per tante squadre. Noi per fortuna l'abbiamo già affrontata. È una squadra che Mourinho ha sistemato. L'Inter, dopo aver battuto la Juve un po' a culo, ha ripreso ad andare. Quindi forse in questo momento è di nuovo favorita l'Inter. Però, boh, vediamo. Ma col Verona hanno giocato bene, sì, sicuramente. E hanno meritato la vittoria. Però vediamo, perché magari. Non so, le carte si rimischiano. Noi con un paio di punticini in più potevamo e possiamo rompere le balle, eh? Ciao ragazzi, ciao e scusate il ritardo. Ciao Ben, ciao Carlo. Siamo sempre presi, perciò. Comunque, eccomi qui. Allora, lunedì stra positivo per me, calcisticamente parlando. La classifica è tornata a sorriderci, complici i passi falsi delle altre, del Napoli, del Milan. Inter alla Sverona. Approccio ottimo, direi. Un grande primo tempo contro una squadra forte, quadrata, propositiva, perché il Verona di Tudor gioca, segna tanti gol, ha tre giocatori in doppia cifra, Simeone, Caprari, Barak, insomma, lo conosciamo tutti, però ripeto, l'approccio è quello giusto, è stato quello giusto. Perisic migliore in campo in assoluto, primo tempo dominato. Divertente, bello. Nel secondo abbiamo amministrato, abbiamo anche trovato spazi con Dumfries, c'è stata una grande occasione per D'Ambrosio. Contento, soddisfatto veramente. Ora ci mancano sette finali, spero, proveremo a vincerle tutte sicuramente. E a quel punto si parlerebbe di matematica, però è troppo presto, troppo presto. Torino, a quanto pare, la trasferta di Torino è riuscita a toccare qualche corda, qualcosa, però staremo a vedere. Per ora mi godo questo buon lunedì da tifoso nerazzurro. Scusate la faccia, scusate la voce, ma sto sotto un treno. Ciao ragazzi, vi voglio bene e ci divertiremo. Testa bassa e lavorare, chiedo ai miei. Prestazione dei singoli buona, ottimo Perisic, benissimo Skriniar. Ci aspettiamo qualcosina in più da Correa, che è un giocatore che ci piace tantissimo. E niente, dai, potrei star qui 3-4 ore, ma cerco di riassumere in breve. Ciao ragazzi.